formalizzato, come si diceva, in una legge che ha messo la luce all'inizio di quest'anno, nel primo febbraio del 2022, ma è un percorso che evidentemente non nasce da nulla, nasce da un percorso di studio, di conoscenza, di ricognizione sul territorio, che come sappiamo è il territorio di una regione molto ricca, con ventagli di creatività, di espressioni artistiche, di passioni civili, politiche, ma anche di inventiva così ampio e così ricco, che ha sempre stimolato, prima che il nostro settore patrimonio culturale, anche l'Istituto per i beni culturali, in una ricerca appassionata. Però prima di arrivare a parlare, ad approfondire alcuni aspetti che secondo noi caratterizzano questa legge di settore specifica dedicata alle case e agli studi degli illustri, credo sia corretto, anche per appunto migliore inquadrare, partire da quelle che sono le linee fondamentali delle strategie delle politiche culturali della Regione Emilia Romagna, che sono contenute una legge recente, che è appunto la legge numero 7 del 2020, che ha riconfigurato le funzioni e l'ambito delle azioni della Regione in ambito di politica culturale come espresso indirizzo verso il patrimonio culturale ampiamente inteso. E questa legge che appunto ci ricorda, ripercorrendo leggi precedenti, ovviamente che la Regione si occupa, deve promuovere, svolgere direttamente, sostenere tutti quei soggetti che possono apportare notevoli contributi a livello di attività conoscitive e operative, che compiono indagini e anche conducono delle ricerche indirizzate al patrimonio culturale per la conoscenza del patrimonio, ma per la sua conservazione, per una corretta valorizzazione e gestione. Quindi è in quest'ambito che noi chiaramente abbiamo intrapreso anche un percorso dedicato alle case e agli studi degli illustri in stretta collaborazione e servendoci anche di consulenti, di esperti esterni, e in questo caso devo dire che un ringraziamento particolare da subito lo faccio a Rosanna, perché ci ha generosamente accompagnato in questo percorso che, come è stato già un po' detto, è abbastanza pionieristico, perlomeno perché si è spinto fino al punto di esplicitare un impegno concreto da parte della Regione. E quindi ovviamente nel nostro settore, su questo ambito e su molti altri, sempre legati al patrimonio culturale e paesaggistico, si collabora costantemente con gli istituti culturali, con musei, con archivi, con fondazioni, con università, con centri di ricerca. Ma questa legge ovviamente ricorda anche quello che è un'eredità importante che ci ha lasciato l'Istituto Beni Culturali e che è dentro i nostri uffici, e la necessità appunto di catalogare, recensire e gestire i sistemi informativi in una logica di poi utilizzo di questi strumenti nella nostra attività quotidiana per consentire una gestione del patrimonio culturale, e non sto a specificare se questo patrimonio è di proprietà pubblica, privata, statale, comunale, provinciale, di fondazioni, di ONLUS, di privati cittadini. Serve un rapporto con la conoscenza che parta da sistemi di censimento chiaramente accessibili, fondati su criteri che devono essere riconosciuti a livello nazionale o ancora meglio internazionale, e che devono costituire la base sempre del nostro lavoro per ogni tipo di progetto e per lo sviluppo anche di processi di sostegno a questi patrimoni. E mai come in questi anni noi sentiamo l'esigenza di dedicarci in modo ancora più approfondito e con competenze specifiche che non stanno tutte dentro il nostro a questo tipo di attività, ovviamente. E in particolare la Regione riconosce di avere una funzione importantissima anche per la
conservazione diretta del patrimonio culturale, quello materiale e quello immateriale. Quindi è impegnata nel sostegno, nell'individuazione, come prima, di quelli che sono i progetti che necessitano di essere accompagnati per dei restauri e per dei progetti di conservazione programmata del nostro patrimonio. Questo è sempre stata una cifra con la Regione Emilia-Romagna tenuta particolarmente, ma mi piace dire che il nostro neonato settore patrimonio culturale in questi anni, dal 2021, si sta occupando in maniera ancora più diretta delle problematiche di restauro del patrimonio architettonico, oltre a quello dei beni mobili presenti nei musei, negli archivi e nelle biblioteche. E questo chiaramente per una chiamata esplicita che ci viene dal nostro piano nazionale di ripresa e resilienza di tutte le misure che fanno capo alla cultura. E meno male, sono misure finalmente che il nostro paese ha concepito trasversali a molte altre, perché la cultura è il nostro nutrimento. Lo vediamo questa volta, anche se è faticoso da leggere, anche nel piano nazionale. Prego. Ancora una breve premessa di quadro. Chiaramente tutto quello che la regione individua, censisce, conosce, conserva e raccoglie lo mette a disposizione appunto del pubblico, di un pubblico che sono i cittadini di questa regione, che sono i soggetti, gli stakeholders, ci sono gli istituti culturali, che sono anche i cittadini di un giorno, i turisti, chi passa per questa regione, chi la incontra per studio, attraverso appunto delle banche dati che non vogliono essere un contenitore rigido e costrittivo, ma una nuvola accogliente di banche dati che magari, lo sappiamo bene, la caratteristica del nostro paese, sono nate nel corso degli anni, dimostrano tutto il segno del tempo e hanno bisogno di essere ricollocati, normalizzati. Inoltre, ovviamente, tutta questa attività che in molte parti non si vede, non traspare, non può essere misurata dall'esterno, si trasferisce con le nostre possibilità e con i nostri limiti invece in iniziative espositive, in progetti che sono quasi sempre nascono condivisi con il territorio. Difficilmente si fanno progetti dall'alto, ma sono progetti che prendono corpo perché il lavoro è stato fatto insieme, il percorso è stato condiviso. Siamo quindi. Va bene. Allora, il percorso che ha portato alla formulazione della legge, che diciamo è la nostra strada, no? È il percorso segnato per davvero rappresentare una, come regione, una occasione di crescita di queste case e studi degli illustri. Come abbiamo già esplicitato, manifestato in questo anno e anche nel 2021, tutto è partito da un serissimo e molto puntiglioso lavoro di ricognizione, di studio, di verifica delle situazioni note, dei contesti, delle case che si conoscevano, che erano già state raccolte nella documentazione iconografica, un lavoro meticoloso che ha condotto la collega storica dell'arte Claudia Collina insieme a altri nostri colleghi. Mi piace ricordare anche Giuditta Lughi che ha fatto parte di questo lavoro e che adesso ciò che ha preso da noi lo sta seminando nel territorio del Comune di Lugo, e questo ci fa solo piacere, e insieme a Vittorio Ferrorelli e a tanti altri del nostro settore. Una ricognizione importantissima che è costata tanta fatica e che ha portato chiaramente a una schedatura sistematica con una raccolta di dati notevole anche a livello quantitativo e che ha preso forma nella parte più consistente, più convincente di quello che è il volume che è già stato presentato e che è stato messo a disposizione. E quindi, come diceva prima Rosanna, a questo punto dalla campagna di ricognizione, dallo studio, dalla verifica, dalla conoscenza, cioè dal bussare alla porta di tutte queste dimore, sono nate ovviamente delle riflessioni
pensieri che riguardano i contenuti, le visioni, gli sforzi, no, che questi luoghi fanno trapelare, anche proprio per la necessità di poter continuare a vivere. E quindi a un settore di un ente pubblico come la Regione, le riflessioni più vive sono state quelle di dire: ma questo patrimonio a chi appartiene? Certo, al singolo, all'erede, a un'associazione, è già una casa museo che è entrata nella proprietà pubblica e quindi ha già un regime di protezione, di gestione che chiaramente dà maggiore sicurezza di continuità e di funzione pubblica. Però ci siamo accorti di questo patrimonio sterminato e veramente variegato al punto da presentarci delle situazioni molto particolari che avevano bisogno di trovare un punto di riferimento, per trovare un punto di partenza, un percorso da condividere e non necessariamente da fare tutto e tutti insieme, ma a libera scelta ovviamente. Quindi queste abbiamo scoperto appunto patrimoni incredibili all'interno di queste dimore, patrimoni, come si diceva, che sono oggetti, strumenti, archivi, carteggi, ricordi, fotografie, prodotti dell'ingegno e tutto questo ci ha portato gradualmente a addensare un concetto di patrimonio culturale che non può ridursi soltanto a una difesa stretta di ciò che si vede e si tocca. C'è molto di più e c'è molto di più e quindi questo chiama tutti i livelli di gestione del nostro paese a un intervento rinnovato, capace anche di un nuovo pensiero e quindi la Regione si è posta in quest'ottica, senza pensare di trovare lo strumento migliore, ma si è sentita la responsabilità di dare un segnale in quanto Regione riconosciuta, permettetemi di dire, io non sono una romagnola, lo posso dire perché sono lombarda, quindi è una Regione che è riconosciuta essere sempre stata storicamente, con metodo, con rigore, molto attenta all'importanza del patrimonio culturale dei territori e quindi è maturato il tempo di fare un passo significativo e di esporsi, ma come diceva Rosanna, con una disponibilità a suscitare finalmente un confronto sul pezzo. Abbiamo bisogno di prendere in mano queste situazioni e di fare anche delle scelte, scelte che chiaramente non è detto che debbano essere definitive, proprio che la nostra legge prevede, no, la possibilità di una corretta, giusta verifica a breve medio termine. E quindi siamo arrivati ovviamente a costruire un processo di riconoscimento di queste dimore per capire quali e che caratteristiche devono avere le dimore, le case, gli studi degli illustri che potranno essere accompagnate dalla Regione anche con sostegni concreti, ma non solo, con un avvicinamento a una collaborazione per gestire meglio la casa, per trovare degli strumenti anche concreti per rispondere alle esigenze di questi timori. E quindi abbiamo elaborato, possiamo andare avanti, il testo, adesso qui penso che ci sia il testo della legge che è maturato nel nostro settore con l'aiuto ovviamente anche degli uffici legislativi della Regione, di tanti colleghi che sono collegati con noi e che ringrazio qui. Abbiamo lavorato tutto nel 2021, io sono arrivata in Regione il 1 febbraio del 2021, proprio perché sono lombarda, il 1 febbraio del 2022 abbiamo approvato la legge, no, cioè non è merito mio ovviamente, ma si è lavorato davvero di squadra e questo è il titolo della legge che parla di riconoscimento e valorizzazione, innanzitutto riconoscere la legittimità dell'esistenza come patrimonio culturale, non bene singolo, non usiamo più il termine bene perché ci costringe in una perimetrazione che ormai sta stretta, ormai mastichiamo e sentiamo l'esigenza di attuare sempre di più i principi della Convenzione di Faro e noi ci sentiamo in questa fase storica e quindi anche questa legge che si apre, e lo sapeva bene, lo sapevamo io e Claudia da subito, no? Che ci saremmo aperti a un mondo, a dei contesti.
tutti insieme queste realtà chiamavano da tempo a un approccio più concreto, a delle risposte. Possiamo andare avanti? E quindi le finalità di questa legge appunto sono quelle che si inquadrano chiaramente nella volontà di garantire, di perseverare a garantire la conservazione, la valorizzazione, la promozione del patrimonio culturale presente nella regione Emilia-Romagna, evidentemente a prescindere dall'appartenenza, no, diretta di questo patrimonio, e quindi di inserire anche in quest'ottica la promozione e la valorizzazione delle case e degli studi delle persone illustri che hanno dato lustro alla regione. E questo anche per cercare di contribuire in un modo concreto a dare un taglio culturale a un turismo che già si legge, è presente, si è coltivato e è in incremento, un turismo attento, più pacato, alla scoperta di quelle che sono le realtà anche meno note, e dove però si possono trovare queste dimore dello spirito che tanto sono capaci di accogliere chi non si presenta nel modo classico, nell'affrontare appunto la visita a un istituto culturale ufficialmente inteso. Avanti. Quindi abbiamo qui, scorrono alcune immagini per darvi, che possiamo far scorrere velocemente perché sicuramente le riconosciamo tutti, ma che insieme appunto al video che abbiamo visto di Luca Bacciocchi, che ha interpretato e è stato al nostro fianco in questo lavoro, per dare consistenza a tutto ciò che, mi piace dire, è riversato nella legge. Cioè, questa è una legge che non è stata fatta da Pomino. Da Pomino ci siamo stati tanti a correggere, però è stata vissuta, assaggiata, testata sul territorio nelle singole case, e Luca più di tutti noi, ma anche Giudite, Claudia, qualcuno l'ho visitata anch'io, li conoscevo altri, li conoscevo già prima, che abbiamo raccontate attraverso anche la nostra esperienza. Ecco. Quindi, di che cosa si occupa questa legge? L'avete il testo nella cartellina che è del convegno. Vogliamo arrivare a un riconoscimento, che poi è anche un marchio, di quelle case, degli studi delle persone illustri che devono comunque riuscire a raggiungere, riconoscersi i requisiti minimi che riteniamo obbligatori, che chiaramente sono la capacità di raccontare, di narrare, no, la vita, la storia, l'operato del personaggio che lì ha abitato o, come diceva Rosanna, lì ha svolto l'attività, ha lasciato traccia di sé, ha permeato il luogo e ne ha lasciato traccia autentica. Deve chiaramente la casa essere in grado di dimostrare di svolgere delle attività pertinenti alla conoscenza della figura a cui è dedicata, e chiaramente devono, le attività principali devono essere conoscibili come dedicate soprattutto alla promozione del personaggio. Siamo andati oltre, giustamente la Regione è pronta a impegnarsi anche per un sostegno concreto, ma deve essere garantita la funzione pubblica, perché il passaggio fondamentale è questo. E sappiamo che stiamo chiedendo uno sforzo enorme ai privati, non costruibili. E quindi, poi spero di riuscire ad accennarlo, è per questo che appena emanata la legge ci siamo preoccupati subito delle case di cui abbiamo organizzato un corso per conoscerci, per approfondire i concetti fondamentali di questa legge, per capire fino a dove ci possiamo spingere. E l'abbiamo fatto a maggio del 2022, con una altissima partecipazione, anche molto molto concentrata, di persone e di referenti delle dimore che intendevano davvero approfondire questa legge per capire se loro ci possono stare dentro oppure no. E quindi l'apertura al pubblico almeno 60 giorni, anche non continuativi, anche su appuntamento. E questa è stata chiaramente una soglia minima che ci siamo sentiti di prendere per vista la situazione generale della nostra regione. Però, ripeto, stiamo parlando di un percorso che vuole essere davvero foriero di possibili soluzioni concrete, non per tutti, lo sappiamo bene, ma per un altro numero, di discreto numero perlomeno di questi dimori. Quindi chiediamo anche di
verificarsi rispetto a degli aspetti di gestione economico-finanziaria, cioè di riflettere, di poter dimostrare di avere un documento, no? Che permetta al soggetto che in questa fase gestisce la casa di capire quali sono le dinamiche fondamentali, e anche qui nel corso abbiamo dato largo spazio anche a questi aspetti. E il contributo della Regione Emilia Romagna, vado a concludere, è chiaramente sentito in termini sia palesemente di un contributo di un sostegno economico e che quindi impegnerà il nostro assessorato, il nostro assessore per il 2023 a richiedere maggiori fondi sulle leggi di settore. Per questo, perché dobbiamo includere la nostra famiglia, aumenta, e quindi la famiglia di quelli che otterranno il riconoscimento avrà il diritto a vedere un segnale concreto di sostegno e di accompagnamento. Però i contributi e i sostegni noi insistiamo a voler intendere anche tutto quello che la Regione e il settore patrimonio culturale, con mandato dell'assessore, chiaramente intendono fare nel merito di questa crescita. Quindi tanto vale l'accompagnamento, la consulenza, il corso, la possibilità di un confronto, il portale, il censimento, le schede delle case che sono disponibili per tutti, cioè la possibilità di favorire una crescita naturale e spontanea di una rete che non deve essere indotta dall'alto, non deve essere per forza ritrovata a una certa scadenza. Perché? Perché sappiamo bene che tutto ciò che non nasce dall'interno delle realtà che vivono queste situazioni non vive a lungo, e quindi non ci interessa questo approccio. E quindi i contributi possono essere declinati in vario modo, e abbiamo molto coraggiosamente inserito da subito, come prima del comma 3 dell'articolo 5, anche dei contributi per la gestione sostenibile della casa. E questo è un ambito molto delicato, perché vorrà dire intervenire su progetti che non sono solo di attività. E questo ovviamente avremo modo di misurarlo e di configurarlo gradualmente, conoscendo passo passo la realtà delle case, delle loro esigenze, e anche la capacità dei soggetti, dei nostri interlocutori, di accettare un percorso che è impegnativo. E poi ovviamente contributi per sostenere la valorizzazione delle case e di tutta la dimora intesa come questo contesto così pulsante e così complesso, per salvaguardare il patrimonio che è afferente alla dimora, per sostenere e incrementare la funzione pubblica e la comunicazione, ma anche per la catalogazione, lo studio del patrimonio, e anche interventi di conservazione, vedete, ad ampio raggio. E quindi questo mi sembra un impegno più che concreto, che troverà attuazione ovviamente tra i conti con le disponibilità di bilancio, con delle scelte di priorità, perché è anche giusto, secondo me corretto, dirci che partiamo da un percorso impegnativo che non vuole essere una fola o un fuoco d'artificio della festa del patrono, ma vuole rappresentare un percorso di crescita, e quindi dobbiamo anche rafforzare molto bene la fase della conoscenza, del riconoscimento, della capacità di mantenere i requisiti per restare in questo percorso e quindi di crescere, con una premialità che, in analogia con il sistema museale nazionale, quindi la logica dei livelli di fondi di qualità e degli obiettivi di miglioramento, vuole andare a accompagnare in modo crescente quelle realtà che dimostrano di fare concretamente, in modo convincente, il percorso.